Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il sentiment è quello che gli italiani vorrebbero la pace, vorrebbero il dialogo contro il grande partito unico della guerra, invece, che è anche, diciamo, ampiamente presente in studio oggi, come sempre. Sì. Naturalmente chi parla di pace diventa immediatamente putiniano, e vabbè, insomma, io ero contro Putin fin da quando morì Anna Politkovskaya, e continuo ad esserlo, e quindi non ho di questi problemi. Io dico soltanto che se la strada è quella dell'escalation, la continua escalation porta alla guerra nucleare, porta al conflitto autodistruttivo del mondo. Se è questo che vogliamo, allora andiamo avanti così. L'alternativa è dialogare, e si dialoga coi cattivi. Putin è il cattivo più cattivo del mondo. Coi buoni non occorre dialogare, perché si è d'accordo. Coi cattivi si dialoga e si cede qualcosa, perché alla fine distruggere un paese, uccidere milioni, lasciar morire milioni di persone è peggio che qualche piccolo cedimento che possa ristabilire la pace. Gli italiani questo lo capiscono, e tant'è vero che sono nella stragrande maggioranza per il dialogo e per la pace. C'è un partito della guerra che non lo vuol capire. D'altra parte abbiamo come ministro della difesa una cosa mai vista, cioè no, vista sempre in Italia, no? Perché nell'Italia in cui il conflitto di interessi, a proposito di Berlusconi e del berlusconismo, non è più ormai neppure avvertito, è successa una cosa veramente stravagante, cioè che il capo della lobby delle armi Scusami Gianni, ho pochissimo tempo e devo far dire anche due cose.